interessante, ma insomma noiosa e non c'è nel tempo. Qui la ripercorriamo velocissimamente con alcune immagini. Io c'ho una passata anche di libri, di montagna, ho raccolto qui alcune copertine. Questa è della serie della collana dei documentari dell'Istituto Geografico dei Costini, siamo intorno agli anni 70, un famoso libro di Le Buffati, Alcione de Rocha, questo un volume della collana diretta da Bernard Davy, siamo qui già intorno al 78, la tecnica dell'alpinismo del nostro Andrea Mellano, un libro, un riferimento per l'arrampicata su ghiaccio, sul quale torneremo poi, senza dire su ghiaccio. Cascate Glass, questo è un libro di Perù, poco conosciuto, però veramente una miniera di informazioni e anche di immagini d'epoca. Poi arriviamo con volumi più recenti. Questo, Jeff Lover, veramente uno dei più forti ghiacciatori moderni. E poi qui ho ricordato questo a copertina, che vi consiglio per chi è interessato a conoscere qualcosa di più sulla storia della ripicata su ghiaccio visto. La storia di Fulvio Stotto, che è contenuta all'interno del mondo. Sull'evoluzione dei materiali io vorrei essere piuttosto veloce, magari lascerò più spazio alle immagini, vedete ho raccolto molte immagini, mi sono fatto anche lasciare prendere dalla mano, perché tutte le volte che guardo le foto mi viene voglia di includerne un numero spropositato, eventualmente qualcuna la lascia scorrere senza neanche commentare mentre parlo. Le piccozze, lasciamo perdere le vecchie alme stocche che arrivavano fino al torace, no? Queste sono piccozze grida, romani con legno, e qui c'è un po' una raccolta di modelli, di piccozze invece già in metallo. Questo ad esempio è un martello piccozza della Cassin, questa è la Chantal della Simond, questa è una super tourmaliere piccozza dell'82, non è che si parliamo di anni estremamente distanti. Questa è la super culoare della Barru. Ebbene, poi qui invece vedete il salto, queste sono piccozze moderne, piccozze diciamo contemporanee, sono piccozze queste di carbonio della Grivel, tanto per non sembrare di parte ho anche messo una foto delle piccozze Nomic della pezza Charlet. Era un po', non so dire di Ramponi, beh non so farvi tutta la storia, non è una serata di introduzione di storia dell'alpinismo in una scuola del CAI, qui ecco alcuni modelli vecchi, e beh, diciamo più o meno vecchi, questi in realtà sono abbastanza recenti. Adesso abbiamo Ramponi di tutti i tipi, per tutte le esigenze, qui a partire dai 12 punti, dai C12 classici, ai Ramponi a due punte per alpinismo più tecnico, ai Ramponi super leggeri, vedete questi sono quasi da competizione, leggerissimi. Sugli scarponi, beh, sugli scarponi l'evoluzione è stata enorme, anche qui senza stare a inserire foto di scarponi diciamo di inizio o metà secolo scorso, ne avete visto alcuni nelle presentazioni precedenti, questi sono i classici Koflak, la Koflak tra l'altro non esiste più, ma adesso insomma chi va per la maggiore sono gli scarponi prodotti insomma della marca Trevigiana, no? Quindi qua abbiamo scarponi scarpa, scarponi della sportiva, fatti con materiali molto svariati, dal Kevlar al Gore-Tex al Primark, addirittura inserti in titanio e così via. E il mondo delle viti, le vite e i chiodi da ghiaccio, queste sono cose che assolutamente non si usano più. Qui abbiamo i famosi chiodi a berina, qui abbiamo i Walcock, qui abbiamo i chiodi tubolari, i semi tubolari di vario tipo, che venivano utilizzati appunto su ghiaccio e per alcuni anni, per tanti anni sono stati gli unici chiodi possibili, no? Vedete qui come venivano martellati nel ghiaccio. Quello che abbiamo adesso a disposizione invece è veramente un mondo di una scelta veramente enorme di viti da ghiaccio, sono viti tubolari al titanio, non al titanio, quindi ho messo alcuni modelli, ho messo Climbing Technology, ho messo Gravel, ho messo Black Diamond, questa addirittura è una vite, vedete, la data della differenza, di questa è una vite che è la punta intercambiabile, questo quando si consuma la punta, una vite, l'ho ribattezzata io la vite dei genovesi, perché insomma si cambia soltanto la punta e non si cambia via tutta quanta. Io sono ligure, sono genovese ma ligure, varese, e beh, poi nell'arrampicata su meglio, nell'arrampicata su misto ci hanno aiutato tantissimo anche oggetti nati per arrampicare sulla roccia. In realtà, bene, qua ho messo i friend, non ho messo
tutti i blocchetti, i blocchettini, cose varie di incastro che pur sono utilissimi, anzi ancora più utili su ghiaccio, ne parlerò un pochino più avanti. L'evoluzione dei materiali ha comportato enormi cambiamenti nella tecnica dell'arrampicata su ghiaccio. Qui ci sono alcune scansioni da un libro che per me è stato, è tuttora una Bibbia dell'arrampicata su ghiaccio di Rudy Chuinard. Questo è Andrei Contamin che sta usando la tecnica a piede a terra, a fianco. Questo, sempre dal libro di Chuinard, è un movimento, anzi una sequenza di movimenti piede a plano, piedi piatti, cioè vedete, con questa tecnica che si chiama piole anca, con l'ancoraggio della piccozza e un grande utilizzo dell'anca. Questo è la posizione di piede a sì, è una posizione su pendio piuttosto rigido, una posizione di riposo. Tutto questo quando si usavano prevalentemente ramponi senza la tecnica, quella che adesso conosciamo più o meno tutti, della penetrazione, sulla quale dirò qualcosa più avanti. Qui c'è un, invece queste sono foto tratte dal libro di Mellano, questa qui c'è una foto di un alpinista intento, diciamo, a gradinare, questa curiosissima, questa è la tecnica del piccozza pugnale, questa è l'altra tecnica con la quale si è salito, sono fatti un paio di squadre, la famosa guardata Cecchinel domine prima e Cecchinel Jaguet dopo, sulla quale vi racconterò alcune cose. Vedete, qui c'è una specie di pugnale da ghiaccio e una piccozza invece di un pugnale più o meno all'altezza dell'arca. Un'evoluzione di questo movimento e di questi attrezzi porterà alla nascita della piolefrazione. E poi, guardate, una cosa che adesso assolutamente non si vede più da nessuna parte, per così dire, una tecnica di artificiare con le staffe su ghiaccio. È la tecnica con la quale sono state aperte vie come il Seracco sulla Nuova Giarfa, una via chiara, come è stata aperta il Seracco diretto da Roccia Viva, come è stata aperta la Meringa del Transebru e così via. Tecniche necessarie prima che nascesse la piolefrazione, cioè l'utilizzo delle due piccozze per scalare su ghiaccio verticale. Ma ripeto, non sto a farvi una storia dell'arrampicata su ghiaccio, però mi piace invece mostrare alcune immagini che ho raccolto cercando di mettere a confronto alcune salite fatte nel passato recente, con le stesse salite fatte in questi giorni, in questi anni. Tipicamente da me, nel senso che ho raccolto alcune mie foto, mettendole a confronto con foto di anni precedenti. Bene, la zona intorno a Fort William, si chiama St. Albans del Ben Nevis, ma in realtà poi tutta la Scozia del Nord, tutte le Highlands scozzesi, è stata veramente una miniera di sviluppo e di veramente una fucina per quanto riguarda lo sviluppo dell'arrampicata su ghiaccio e su misto. Questa è una cosa che non si parla chissà quando, ma siamo agli anni 80. Questo è Peru con un amico, non ricordo che sia. Sono sull'ultimo tiro della post direct sul Ben Nevis. Questo è Peru sulla central post direct. Vedete qui siamo in Scozia, questa erba, ghiaccio con sopra erba. E vedete l'attrezzatura, notate alcune delle piccozze che ho fatto vedere prima, notate il manico perfettamente rettilineo, la vetta ancora poco inclinata. Qui, sempre in Scozia, questa è la Tower Ridge, questo è un misto, il misto scozzese, notoriamente misto bastardo, no? Tra virgolette, nel senso che non è facile proteggersi. Però l'alpinismo evolve, la tecnica evolve, e queste immagini la dicono lunga, queste sono immagini non recentissime, come vedete dal piccozzo, non sono piccozze recentissime, queste sono le Charles Roser che avevo anch'io negli anni 90, insomma. Cozza ancora col manico non completamente rettilineo ma poco curvato, questo addirittura ancora il manico dritto, ma insomma si è iniziato ad arrampicare, si è iniziato a sviluppare quella che è nota come tecnica del dry tuning, in cui si utilizzano gli attrezzi, le cozze su roccia. Queste immagini sono una di queste due, il secondo è Jeff Bird sulla Great Peak nel Rocky Mountains National Park. E poi si è arrivati, vedete, questo tra i tuni, qui si sta allenando su tra i tuni e con gli skip. A cosa è servito tutto questo? Beh, applicato poi nel contesto alpino di montagna, ha consentito di percorrere in tutta disinvoltura e anche con relativa facilità itinerari che
che erano stati veramente pietre miliari. Questi sono due itinerari, queste sono foto relativamente recenti, questa è la prima volta che sono stati in Scozia nel 2001, mi sembra. Queste sono due vie che sono spompate, fatte con l'attrezzatura di adesso, dati i ramponi, toppate e si disegnava questi ramponi, si sognava queste piccozze, si sognava l'Orentex, insomma, nonostante non avesse tutte queste cose, è riuscito ad aprire itinerari tuttora di grande rispetto e poi esportando questo sulle Alpi. Qui siamo sempre in Scozia, questa è una zona veramente incredibile, ci sono i tre pilastri, i tre importanti dell'Ene, sono una montagna in pratica tiro di schioppo dal mare, in linea d'aria sono 2 km dal mare, è alta 800 metri, ci sono tre pilastri, adesso qui non ho messo la foto, sono andiamo avanti fino a domani mattina, se avessi messo tutte le immagini, sembra di essere su una nota di Giorazzo. Qui siamo sulla Gargoyle Wall, vedete le piccozze utilizzate più o meno su Rai, ecco, questa è un'altra via famosa, qui siamo invece nella zona del Blanco. Questo è il Blanco e in particolare la via sulla Lost Valley, ecco un altro tipico utilizzo dell'attrezzatura moderna su una parete di misto, ma diciamo di misto in cui di ghiaccio ce n'è poco, insomma io Scott quest'anno, l'anno scorso e sia l'anno scorso sia quest'anno ho avuto la fortuna di replicare Scozia con molti local, insomma ho messo due vini o forse tre in tutte le salite. Viti da ghiaccio se ne usano ben pochi. Questo è di nuovo un altro tipo di terreno scozzese e se guardate, ecco, questa è un'altra, vedete la neve trasformata in ghiaccio, sparata dal vento, poi con l'effetto dell'umidità, l'oceano Atlantico è vicinissimo, crea questi contesti veramente incredibili, questi ambienti da favola o da incubo, dipende dai punti di vista. Questa attrezzatura dice lunga sul fatto che quando ho fatto questa via capivo ancora poco di arrampicata in Scozia, vedete? C'è pieno di friend, ecco, non c'è niente di più sbagliato che andare in Scozia con una marea di friend, e in Scozia servono proprio quelle cose che ha fatto vedere Andrea prima, Andrea Giorgio, non lo vedo, eccolo là, ecco, quei torque nato, mi sono sempre colpevole per non aver messo io quella foto e altre foto, i torque nato sono veramente il salvavita in Scozia, il motivo per cui vanno tantissimo, ora io parlo di arrampicata su misto, è che l'utilizzo tipico di torque nato, prenderli e metterli nelle fessure, eventualmente martellarceli, perché sono fessure ghiacciate, sono fessure nelle quali i friend possono o non possono tenere. Quindi io da quando ho scoperto i torque nato, che sono nato appunto diciamo asimmetrici, che hanno alcune facce conto, le altre cose diverse, sono asimmetrici, preferisco andare a fare magari una via impegnativa, per me impegnativa, con due serie di torque nato che con due serie di friend. Questa è una famosa via di misto di nuovo su Dennis. Ricordiamoci tra l'altro che i primi italiani ad andare in queste montagne, perlomeno i primi alpinisti di livello ad andare in queste montagne, non è che risalgono a chissà quali anni, i primi sono stati Calcagno, Alessandro Gogna e Grassi e Comino, e qui si parla, se ricordo bene, quando siete stati nel 70 e 78. Quindi per dire è stata una scoperta estremamente recente, quella dell'alpinismo scozzese per noi, dell'alpinismo invernale scozzese, che è veramente, lo dico strano, ma anomalo, perché in realtà tanto del grande alpinismo alpino, tante delle grandi vie di misto delle Alpi sono figlie dirette di alpinisti che hanno fatto esperienza su queste montagne. Parliamo di McIntyre, di Colton, tanto per dire due. E la Patagonia, qui vabbè, Fitzroy e poi se no, non a caso, ad esempio su questa montagna, la Poisonot, hanno esportato la loro esperienza appunto scozzese alcuni grandi alpinisti dell'epoca. Pensiamo alla prima questa prima che è stata portata a termine da Don Williams e Frank O'Brien, questa è la foto della spedizione in partenza. Bene, se lasciamo questi particolari, questa foto vi dà però un'idea di qual era l'abbigliamento del tempo, questo è il mitico Don Williams, e leggiamo questo è quello che scrive
materiale che era stato portato per fare questa via, 300 metri ordinari, 300 metri, un centinaio di metri di corda fissa, ma soprattutto guardate qua, 200 chiodi da rocce da ghiaccio e due dozzine di wooden blocks, sono i cosiddetti gli antenati dei friend, i blocchi di castro, sono i pugni di legno, e insomma, qui c'è ogni mese di Dio, no? 90-100 kg di materiale. Racconta Cochrane nel resoconto di questa salita, che nella parte di ghiaccio, vedete qui, questa rampa, eccola qui, questa rampa, che tutto sommato non sembra neanche, no? Un granché anche ai nostri occhi, era incredibile vedere Don Williams che tagliava i gradini sul ghiaccio. Bene, siamo nel 65, mi sembra che sia la via, non stiamo parlando del canone di Cubito all'Umbrito, no? Della fine del 1800. Eppure si tagliavano ancora i gradini. Questa è la stessa rampa fatta da noi 2 anni fa. Sinceramente l'abbiamo liquidata in, adesso non so dirvi quanto esattamente, ma veramente l'abbiamo fatta quasi di corsa, non perché siamo particolarmente bravi, perché l'attrezzatura è completamente diversa. Qui con un paio di scarponi, con un paio di ramponi, un imbottito di ghiaccio, con soltanto un, insomma, il ghiaccio era scarso, c'era una lingua di ghiaccio, in pratica dice 6 pollici, ok? 6 pollici di ghiaccio, che in realtà per quello che è il misto di adesso è un vero ben di Dio, no? E infatti anche sulla parte di misto si procede molto agevolmente. Adesso tenete conto che questa salita, che ha richiesto una spedizione che è durata più di un mese, che poi è stata fatta con le rotte della cuffia all'ultimo, adesso si fa tempo permettendo, col meteo buono, addirittura si fa in giornata da Celtenna, una giornata lunga, una giornata di 24 ore. Eccoci sulla parte di misto, vedete, siamo sulle punte frontali dei ramponi, uno punta, quelli che ho fatto vedere prima. Altro esempio, la super canalese, capolavoro di Comensania, eccolo qua, questo è Comensania. Il giorno prima di andare a rimangare sotto la supercanale, guardate un po' la piccozza, guardate la piccozza degli altri. Qui siamo di nuovo negli anni 60, non è che siamo 65 di nuovo, vorrei dire. Ecco, questo è il Comensania del 2006, poi Palluzzito, dentro ancora della sua prima, la Comensania Fort Rouge, la famosa supercanaletta. Questa è lui in dritta, guardate ancora l'attrezzatura, guardatela bene, perché adesso vedrete la nostra. Qui siamo noi che procediamo, non dico tranquillamente perché tra l'altro abbiamo dedicato anche tempo brutto, però i nostri freddini, i nostri pegnati, le nostre corde di nylon, i ramponi a questi qui. Abbiamo trovato condizioni tra virgolette brutte, nel senso che abbiamo tenuto, perché la rete è una via di 1600 metri, quindi sviluppa anche di più, c'è tutto il canale di ghiaccio, poi c'è la parte di roccia. Però la parte di roccia, come sviluppo è 600 metri, sarebbe bello fare le scarpette, non l'abbiamo potuto togliere neanche per 10 metri perché la via era sporca. Infatti, accidenti, e qui torna a galla l'animo ligure o sfregato un paio di ramponi su quella via. Però vedete, protezioni tranquille, tranquille nel senso protezioni sicure. Qui siamo di nuovo in dry tuning, per cui fate il confronto tra questo e il Comensania di prima. Di nuovo, applicazione in Patagonia, che siamo sul mocio. Questa è una via aperta da Grazie Soci, la famosa Bulotte Todonada al mocio. E cosa dire del torre? Beh, anche sul torre ci sono capolavori che sono stati consentiti dall'attrezzatura, oltre che dall'abilità di chi li ha aperti. Questa è la via XSE al Serra Standard. E vedete che senza attrezzatura di questo genere non si riuscirebbe, o perlomeno sarebbe estremamente più difficile riuscire a proseguire, a procedere su questo genere di misto. Queste sono le culotte finali del misto 6, ghiaccio durissimo e fondamentale sempre la penetrazione. Qui siamo in una sosta sulla via per arrivare alla spalla del compressore e così via. Ma adesso voglio parlarvi di un paio di salite fondamentali. Una è quella a destra dei blu, quello che viene ritenuto essere la prima salita di ghiaccio di penetrazione sulle Alpi. In realtà la prima, sempre degli stessi autori, è stata la ripetizione del couloir la Gare de Sologne alla Brescia Caimana, però quella è una ripetizione, questa è una prima. Ecco, il blu l'avete già visto
anche prima, e a noi interessa questa linea, quindi non questo versante, il versante nord-est. Qui ci sono alcune foto, secondo me è carina la cosa, perché Chetinel, che tra l'altro non è francese ma italiano, è emigrato con i genitori in Francia dopo essere nato in Italia, una del Friuli, non ricordo il paesino, parla bene l'italiano, siamo diventati amici telefonici, ho telefonato più volte, mi ha mandato un sacco di materiale, mi ha mandato descrizioni e tutto, e quindi posso mettere a confronto le foto dell'apertura, quindi in questo periodo, con quelle che ho fatto io. Lui nel 69 vede questo tubo, resta folgorato, decide che deve salirlo. Nel frattempo ha imparato, ha iniziato a imparare la tecnica della piretrazione, questa è la prima dimostrazione fatta da lui alla serie Boisson. Come spesso succede, come adesso no, i cervelli, c'è la fuga dei cervelli, e beh, noi dall'Italia abbiamo anche avuto la fuga degli alpinisti forti, no? Perché voglio dire, c'è Chetinel, poi i francesi sono furbi, se lo spacciano pure francese, invece italiano. Questi sono Chetinel e Chevet all'apertura, quindi qua, e guardiamo un po'. Ecco, questa è una prima. Due picozze speciali, un'altra picozza speciale, 40 chiodi, 40 chiodi, più altri 10 chiodi, 8 blocchi di cast di alluminio, eccetera, eccetera. Questa è una marea di oro per i loro 4 giorni di salita. E Walter Chetinel, ora non mi dilungo perché tra l'altro siamo già fuori dal tempo, questa presentazione, però dicevo lui, attenzione, ha fatto un piccolo stage, tra virgolette, la seconda, e ha imparato a modificarsi gli attrezzi, no? Ed è bellissimo sentirlo raccontare come ha modificato, in parte si è fatto modificare gli attrezzi per trovarsi a proprio alto. E queste sono le due piccozze utilizzate sul, due delle tre piccozze utilizzate sul colore del set. C'è chi neanche non ha perso l'abitudine di progettare materiale, lavora e consulenti per la griglia, i nuovi zaini della griglia sono appunto progettati da lui. Guardate, la prima parte del tubo allora è come la si fa adesso. Questo è il tratto di visto, impegnò per un giorno i primi salitori. Questa è la fessura nominée come la si faceva allora, e questa è la fessura nominée come la si fa adesso, in drago. Ok, ci sono già i chiodi, che velocizzano. Però se non ci fossero i chiodi, ma si farebbe lo stesso così, con le piccozze e i lavori. Qui siamo di nuovo in una parte intermedia della via, e qui è interessante perché per combinazione ho due foto, una di allora e una di adesso, che sono lo stesso punto, solo che qui c'è Giardino un po' più in alto del mio amico di Sergio. Vedete qui cosa fa la differenza? Qui non so bene cosa abbiamo messo, ma avranno martellato dentro qualcosa, e noi abbiamo piazzato il nostro prendino e siamo andati via dal freccio. Eccolo qui. Qui siamo una piccozza in drag, una su ghiaccio. Qui stiamo mettendo un bel numero di mezzo, il numero 3 che abbiamo messo tanto per stare tranquillo. Questo è il tiro dopo la fessura nominée, vedete qui non si finisce bene, ma di nuovo sulle staffe senza ramponi, e noi ce lo facciamo con le piccozze a drag e ramponi. Non perché siamo più bravi, ma perché così si fa prima. Idem qui. Questa è la foto dell'elicottero, uno degli ultimi tiri del couloir, e questa è la corrispondente di adesso. Qua la differenza non sembra molta, ma c'è delle viti. Queste sono chiodi da ghiaccio, cioè veramente chiodi piantati dentro. Queste sono viti abitate che tengono tutto. Il cassacchismo. Beh, il cassacchismo è la tecnica della piretrazione. Poi ha avuto la sua grande, diciamo così, il suo grande sviluppo poi sul regolato di tipo valle, questo di nuovo per lui in una cascata di Valon Tassel, e vedete come si è evoluta, man mano ci è evolutante, c'è l'evoluzione aumenta, qui siamo ancora con ramponi un po' tra virgolette primitivi, però ci sono già le due piccozze dritte, montate sul violetto, e poi qui siamo ai nostri giorni. Vedete come l'attrezzatura cambia completamente e consente di superare difficoltà sempre maggiori. Qui siamo in Norvegia, questa è una cascata vicino alle fosse, qui sono le nostre Alpi, Alpi occidentali, questa è una delle prime cascate a formazione stalagmitica, qui siamo in Canada, su Weeping Hill, qui siamo di nuovo in Canada, ma nella zona della Lost Valley, questa è la bellissima candela della Titanic, il Valle di Gondo, e che chiamiamo in America. Ma adesso la cosa bella, interessante,
giungla del cerchio. Allora, il Terodattile è una referenza che fu progettato in Scozia da McInnes e è un po', diciamo così, l'antecedente delle moderne proposte da due persone. La pianificazione è stata portata sulle Alpi da Cecchinelli, già che è nominato, ma soprattutto da Cecchinelli, e poi si è sviluppata in fondovalle con il cassiapismo, le salite di Grassi e tutti quanti, insomma, la grande evoluzione del cassiapismo di fondovalle. E poi quella che secondo me è la visione del cerchio, perché? Perché il cassiapismo estremizzato in fondovalle viene poi, tra virgolette, riportato in quota con la ricerca di Ivan Fantasi. E qui l'ultima parte della presentazione riguarda le Grandi Giarasse, la parete sud delle Grandi Giarasse, quella che è stata definita l'Uragna infernalmente viva da uno dei primi alpinisti che la scalò, la scalata di Drury e di Ravelli. La muraglia infernalmente viva che sembra, scrisse sulla rivista del CAI, lottare contro il ghiaccio che cerca di penetrare nel cuore, no? Eccola, è la parete più alta del Monte Bianco, non è la parete nord delle Grandi Giarasse, è la parete sud. Di poco ci sta la Vergola, Ferrera, queste condizioni sarebbe bianche anche lei, comunque ci sono i campi del Golfo della Val Ferrera, e questa è la parte alta della parete sud. Quello che racconto riguarda questa porzione di parete, una parete che va da pochissime salite, dopo la salita del 23, che ho citato prima, e beh, bisogna aspettare per avere la prima integrale della parete, il 72, c'è di nuovo Alessandro Goria con Marchetto, che aprono una via su questa parete, la prima integrale appunto, e poi nell'85 arriva un momento chiave, questa è la parete di Stella Traverse, un momento chiave che riguarda, che ha come protagonista questa persona, Giancarlo Grassi. Questa è una delle foto più famose, Grassi, dei tre, Grassi, Pazzarotto e Comino, sono al rifugio un voto per la valenza Sagustino, Valdelì. Ebbene, ha lasciato un segno, sono due segni Grassi su questa parete, di Arturo Arco, Comino, e questa, la Phantom Direct, sulla parete che vediamo. L'idea di Grassi in realtà era quella di tirarci dritto qui, cioè in questo enorme cammino in quota, esce, sapete, le Grandi Giarasse, no, superano i 4.000 metri, il cammino che esce a 4.000 metri più o meno, questa è una foto, la situazione è pessima, ma la qualità è pessima, ma l'ho messa perché descrive qualcosa di più, qui c'è la via del 23, qui c'è la via di Gogna Marchetto, e qui questo 4, ne parleremo fra un attimo, l'ultima via, non della parete, ma sulla parete che viene arriva in vetta. Questa è una foto storica di Comino su Ipercouloir, sul secondo tiro dell'Ipercouloir, ma torniamo sulla sud. Ecco cosa scrive Grassi, dice: in determinati momenti la parete sud delle Grandi Giarasse gli sembra si possa superare più le trasforme. Grassi ha già fatto di tutti i colori in fondovalle, un anno addirittura è riuscito a aprire in un anno, cioè in una stagione, 100 cascate in fondovalle, adesso vuole sfondare in porta. La parete, il freddo ha trasformato la parete in condizioni particolari. Questa è una parete che essendo estremamente lunga, estremamente alta, scusate, è difficile cavare in condizioni in tutto il suo sviluppo contemporaneamente, quindi uno di solito o trova poco di tanta neve e poco ghiaccio, oppure in condizioni a parte, non è in condizioni d'acqua, oppure troppo caldo, oppure troppo freddo, insomma, è a sud ed è estremamente alta. E da una parte, la sua idea è quella di tirare su dei punti, ma quando arriva a questo punto, prosegue, vanno a vedere la grande cabina in passato e vedono che è impercorribile, pericoloso, non è praticabile. Perché nell'85 tra i due non esiste ancora, quindi non è che non sia bravo, Grassi, Rossi e Ruzzi. Semplicemente quel cammino non era superabile con le tecniche di natura. E quindi, girando qui a sinistra, realizzano la Phantom Direct. La dice lunga il fatto che dall'85 sono passati circa 25 anni prima che sia stata ripetuta. Questa è una foto che mi ha fornito un amico, Signorelli, che ritrae due dei tre, Comino, Grassi, Ruzzi, sinceramente non so dirvi quali sono questi due, nella parte bassa della parete. 25 anni dopo, nel 2010, c'è un altro momento, lì siamo stati molto fortunati, tra i miei amici, Sergio Delero, Vicente Una Notte, Marco Pire,
questa volta andrai tu in cera, non siamo dei gran, né io né gli altri miei amici siamo dei gran, siamo forti su Dry Tuning, però sappiamo maneggiare le cozze su, anche sul dry. Ormai la gente che fa Dry Tuning fa cose mostruose, noi no, però quando basta per riuscire a buttare il naso qua dentro. Così facciamo, quindi prepariamo la prima parte come quella di grassi soci, andiamo a mettere l'occhio là dentro e questa volta ecco quello che troviamo. Probabilmente non è diverso da quello che trovarono grassi soci, ma sono diverse le attrezzature, è diversa la filosofia. Adesso noi sappiamo che è una cosa che si può fare con gli attrezzi e con l'evoluzione attuale della rampicata. E così riusciamo a percorrere questa culotte, ecco le immagini. Purtroppo non fino in Cina, perché la culotte a un certo punto si interrompe, noi non ci siamo portati dietro, tornando al discorso degli skid, ovviamente avevamo solo vai fermenti, insomma vai fermenti, tra virgolette, ci sono piccozzi, lamponi, nat, chiodo, fred, non pianta skid, e infatti, questa è la rivista Time, scrive, vedete, il prezzo dell'inclusivo del Gran Jaras, almost, il problema della parte su non è ancora del tutto risolto, quindi c'è ancora spazio per anche in questa parete, come ce n'è in mille altre pareti, manca pochissimo per l'uscita in cresta e da lì poi manca pochissimo per arrivare in vetta, mancano 50 metri per l'uscita in cresta, ma è quanto basta per rendere questa non una via alla vetta, ma semplicemente una corsa sulla parete. E poi, non c'è certo imbarazzo, non c'è certo la fantasia, non manca certo, giusto questa diapositiva l'ho aggiunta ieri sera, perché andando in giù in rete ho letto, dato il 16 gennaio del mio compleanno, insomma, ho acquistato questa notizia che non era corrente, secondo la quale è stato aperto il primo Water Ice 11. Allora, Water Ice 11, Water Ice vuol dire ghiaccio acqua, cioè ghiaccio di infusione. Tenete conto che le cascate che avete visto prima poteva esserci al massimo Water Ice 6+, forse 7, in 11, ma non c'era neanche la foto. Questo è Water Ice 11. Ok, sono andato a vedere il video, sinceramente non ho fatto in tempo a metterlo, o meglio, non sono riuscito a scaricarlo da video, e era un tiro preparato con le protezioni già messe, quindi era semplicemente una performance fisica senza rischio, che erano protezioni anche sicure. Però questo per dire che poi questo apre la strada a chi poi proverà a fare magari lo stesso tiro senza le protezioni già messe, oppure con protezioni meno sicure, perlomeno protezioni messe mentre si sale, cioè quindi più sicure che così. Quindi c'è una marea da fare. L'importante secondo me è non dimenticarsi mai quello che è il valore del sottoriste e che quindi si ricollega a quello che era il titolo. Come vedete nell'arrampicata su ghiaccio, su misto, ma anche poi in tutte le discipline, in particolare nell'alpinismo, quindi in particolare sul ghiaccio e sul misto, perché vive nell'effimero, ci sono momenti in cui nascono grandi rivoluzioni, magari da un piccolo fatto, dall'aggiunta delle due punte frontali, oppure da quando Giulio decise di rendere la becca della piccozza un po' più piegata, qualcun altro che decise di curvare il manico, qualcun altro che inventò le viti tubolari e così via. E ci sono momenti in cui c'è un'esplosione di novità, è arrivato il momento giusto per un'idea e quell'idea trasforma quello che era un sogno nella realtà. E io mi auguro che ci siano ancora tanti sogni da trasformare in realtà, perché altrimenti quando non ce ne sono più non vale neanche più la pena di dire. Grazie. Lascio ancora Nicola Tondini, già citato da Marco come una delle nuove leve, va bene dire, di quelli che stanno facendo cose sul nuovo ad alto livello economico. Allora, parto subito, ho cambiato il corso d'opera, quello volevo farmi vedere così. Ho preso spunto dall'ultima cosa che ha detto Mario Fulani. Vi parlo, inizio a parlarvi dell'ultima seduta fatta con la Succedetta, l'ultima amica di Roberto. E ho scritto due cose su che cos'è per me l'alpinismo, ok?
l'idea che avevamo era appunto sulla parete con quella del civetta mettere insieme l'esperienza accumulata negli anni, che poi vedremo con dei filmati che vi faccio vedere, che era raffrontare una parete complessa come può essere la trofia del civetta, ok, come complessa perché è grande, è lunga, ha varie problematiche, la parete degli elementi di stivello, e affrontata però con un'ottica anche tra virgolette moderna, se mettendoci dentro delle difficoltà elevate, cioè scendere una linea dove nessuno avrebbe provato ancora a salire, cose che magari abbiamo provato, qui c'è l'idea di cosa significa difficoltà elevate, questi sono dei tiri di 8B aperti dal basso, di vertice, qua sotto dritto. Ok, quindi mettere questa esperienza accumulata su vie più sportive, ma con di altissime difficoltà, con problematiche più grandi di una grande parete. E quindi appunto quello di realizzare su una delle più grandi pareti che c'è sugli altri, quella del civetta, una serie di altre difficoltà. E questa è l'idea appunto che abbiamo fatto con il tracciato rosso. E appunto l'idea, questo qui sono due foto che rappresentano i pilastri fissi, cioè il diciamo che su di qua sale il fil flam, ok? E su questa parete c'erano presenti due itinerari, ok, già più moderni. Questa è la via Martini, vedete il pilastro, e questa qui è la via di Christoph Heinz, qui sono a sinistra del Tesino, a Caia Resta fondo Sensur. Entrambe le vie, infatti, a questo punto, tutte queste plafonate più centrali che non le affrontavo. E la nostra idea, appunto, è stata quella di riuscire a tirare fuori la linea solo con protezioni normali. Questa linea qua è stata aperta solo con chiodi antefrente, sia sulle soste che lungo la via. Fortunatamente, la nostra proposta di civetta è una parete non così comoda, non è così comoda come altre pareti come la marmorata eccetera, quindi c'era molto più spazi ampi rispetto alle altre pareti, cioè tra le due linee ci sono più di 100 metri per questo tracciato qui, quindi questo ci ha permesso di sognare di poter aprire in quello stile. Però poi farò io anche delle cose su questi stili di apertura, che dipendono spesso sia dalle tipologie di rocce che vado ad affrontare, ma anche dagli spazi che volete che ho disponibili per potermi muovere. I miei compagni di portata sono stati il Padovano del Santo Comune e il Trentino del Santo Bella. Ho voluto provare a metterli giù un po' come funzionano la sedia, per capire, e questo qui mi riaggancio alle previsioni del tempo che voi abbiamo citato, no? Cioè, faccio una premessa, rimango sbalordito, e questo grazie anche al lavoro di guida, che ho, che mi permette di tornare sempre più volte su tantissimi itinerari che ha fatto la storia dell'alpinismo, per i vedi cassini comici, quelli di Assetrand, su pesce, cioè, torno più volte su molte mie e più vado avanti negli anni più mi rendo conto di cosa è stato fare con le saline. E una cosa molto poca è proprio quella del tempo, cioè una volta io facevo la ponte di Aste, cioè uno partiva e poi vabbè si attaccava la temporale, la gente stava lì in parete. Noi abbiamo dovuto aprire questa serie più riprese e ovviamente sono aperte come queste su queste difficoltà, come sempre ho studiato perfettamente quello che intendo e ci sono sempre mossi quando non si del tempo com'era. E poi al giorno d'oggi ci hanno avuto altri vantaggi, che adesso vi vado a dire. Questo è stato il primo tentativo fatto nel 2009, sono salito con Alessandro, abbiamo fatto più di 400 metri, ok, più di 100 sono facili, poi abbiamo sempre più tiri fino a circa difficoltà di 1,7 anni.
Dopodiché, un secondo tentativo l'abbiamo fatto sempre lo stesso anno, verso fine settembre, e abbiamo ripercorso il tracciato fatto, abbiamo imbarcato dove c'era la linea gialla, e poi abbiamo il giorno successivo abbiamo fatto soltanto da questo punto a questo. Sono due tiri, sette di più, però con difficoltà molto elevate, siamo frenati nei vari tentativi e dopodiché siamo usciti. Poi c'è stato un anno in cui non abbiamo fatto niente per vari motivi, e l'anno successivo cosa abbiamo fatto? Questo qui è anche il vantaggio che adesso magari si possono raggiungere gli stessi punti da altre vie. Abbiamo percorso la via di Martini, perché rifare tutti i difficili che abbiamo fatto ci portava via troppo tempo. Allora, in mezza giornata abbiamo seguito le vie di Martini fino a questo punto, ok? E poi quel giorno lì abbiamo aperto altri due tiri molto duri, un 7B e un 7C, e siamo arrivati al punto di Bivacco, dove da qua siamo arrivati fino a questo punto qui. Il giorno dopo abbiamo risolto un'altra centinaia di metri, arrivando sopra. Quindi difficoltà, la roccia è compatta e bella come vede il pesce. Poi da qui di nuovo siamo scesi, e a quel punto, per tornare in parete, l'anno dopo siamo arrivati nella città del Miracolo, ci siamo calati lungo la via di Martini e siamo arrivati qua e abbiamo aperto questo altro mezzo, per poi finirla fino a vicino. Okay. E contemporaneamente, questo qui ve lo faccio vedere però dopo, con dei video, contemporaneamente all'apertura di questa itinerario, già con l'idea poi di volerlo ripetere tutto in colpo solo, io personalmente mi sono impegnato a mettere appunto due cose. Una, continuare a più di difficili in vantaggio, quindi cercare difficoltà molto elevate, ok? Per poter arrivare preparato per quelle salite. E dall'altra parte provare sulla stessa parete a fare degli invernali per anche gestire come la logistica di stare di giorno in parete su quel tipo di difficoltà. E in Valdadige, certo, vi farò vedere anche un video, abbiamo aperto quasi una decina di vie, in questo caso sono tutte vie messe con il tavolo, già con le spinte, però la regola fondamentale è sempre stata solo la piccata libera. E questo ci ha costretto su alcune vie a impiegarci 20 giorni per farla, cioè per fare 200 metri, perché dove ci piantavamo, c'è una che arriva probabilmente fino all'OC, cioè ci è impiegato 6 giorni per farlo per tiro, perché dove non si passava nella piccata libera si tornava a casa, appunto. E tra questo c'è ancora una che è lì, ferma e rimarrà ferma finché qualcuno non passa. Quindi, tanto per dire che il come si utilizzano i mezzi, cioè il trapano dello spinto può far coincidere completamente l'avventura e l'alpinismo, ma può anche esaltare certe esperienze. Okay. In questo caso, cioè, tante volte continuare a tornare a fare un mezzo in un giorno è duro psicologicamente, però è una regola che non si dà e se è imposta in quel modo può ottenere delle cose. Poi dicevo, abbiamo fatto con Alconale, che è stato un po' lungo, abbiamo fatto bellissime esperienze, due invernali, sulla Lombrosa Cilenta, una in giornata, su Capita Scalup, che era la terza ripetizione, e abbiamo fatto una giornata in 28 ore di fila, e qua, proprio pensando alle funzioni dei mezzi, questo è stato possibile solo grazie ai mezzi che avevo adesso, sono stati tutti quelli sci, però sulle spalle avevamo una attrezzatura leggera di ghiaccio, poi sono andate avanti con le piccozze, poi via veloce con le scarpette, poi con le attrezzature che sono adesso ci hanno permesso di notte con fontanini che ci permettono di scendere, di fare tutta la notte doppie, cosa che magari 30 anni fa era possibile fare, uno non poteva pensare a una cosa del genere. Queste immagini che ci sono sull'invernale fatto lo scorso inverno sul piede di Stofanz, ci ha impiegato 3 giorni, e comunque sempre diciamo che i materiali che ci sono adesso possono permettere tutte cose che penso che anni fa fossero impossibili.
cioè comunque molto più impegnativi di quello. E certamente si trova via come questa qua, che è su immagini, però la di questo Pfizer viaggia molto su 7 assi che abbiamo fatto in inverno e conta un po' di chiodo per tiro. Quindi anche se ovviamente le difficoltà maggiori spesso sono trovate leggermente magari di visto. E alla fine abbiamo un po' cercato di dire le cose perché l'obiettivo per farla in seguito, cioè per farla in un colpo solo, era anche che stare in pari di su cimenta dove si muove un po' di disinvoltura, su difficoltà molto alte con tanti tiri, sempre di più, di semplicità del genere, era fondamentale pensare di stare in pari di chissà quanto, anche per il di provacimento, di altro, eccetera. Quindi abbiamo cercato di usare una strategia in cui uno si arriva velocemente, il software secondo lo raggiungeva fissando una statica e sulla statica il terzo di portata saliva con calma con il Schubert e poi ci si alternava lungo una via in questo modo qui. In questo modo praticamente il primo di portata era sempre a velocità normale, non doveva mai aspettare il punto di salute eccetera, perché ci pensava il terzo, quando ci alternavamo ogni tiro. Beh, un po' insomma come fanno sui grandi paletti anche le mecche o cose del genere. Insomma, e viaggiando così siamo riusciti, il primo giorno siamo partiti alle 4 dal rifugio, siamo usciti di placare circa metà parete, che abbiamo ricevuto alle 8:30 di sera, giusto prima che tramontasse il sole. Siamo arrivati dal bivacco, dove ci sono i miei compagni, con l'auto eccetera, passando con guida. Poi abbiamo affrontato il secondo giorno che è stato molto pieno anche il secondo, perché partite sera e domattina sarà in cima il 9 di sera. Adesso sarà una bella sfida, penso qui riuscirà magari a mettere in giornata o cosa del genere. Lui corretto come avanti, più di così non sarà riuscito a fare. E qua sono alcune foto su cui aggiungo tre, come vedete, sono mettiti su placche più umili. Molto alla roccia, perché io ho su 29 tiri, ci sono due tiri di altra modifica. Qua sono in cima. E qui ho concluso dicendo che 6 anni fa, ad esempio, ho ripensato a un'impresa così, però secondo questo non sarei mai riuscito a concepirla. E perché? Perché nel frattempo ho fatto un cammino su altre salite, che è venuto anche dal frutto del cammino che ha fatto tutti gli alpinisti, sono di livello. Va bene, vi faccio vedere velocemente, vi faccio vedere un po' se potete vedere il video. Adesso vi faccio vedere, no, posso saltarlo. Facciamo vedere, sì, così poi iniziamo con quell'altro. Prendo solo qua per avere visto. Ok, questo qua è una via che adesso è diventato più un progetto, poi abbiamo fatto il video un progetto che dobbiamo finire di liberare. Questo ce l'ha impiegato 12 giorni più l'anno, come ci sapete. Il tiro che adesso, alzo il volume, il tiro che adesso vediamo è una giornata passata su due passaggi in cui appunto che abbiamo impiegato 6 giorni per fare. Ok. Io probabilmente con difficoltà intorno a 12, quanto di più 12. Però dà un'idea del... Noi quando apriamo questa tipologia di vie, un po' come era già diverso da qualche altro racconto, abbiamo preso molto spunto ovviamente da un governo si usiamo probabilmente non sono messi di tanto vicini e da lì andiamo avanti finché non riusciamo a fermarci sul cliff e non si trova la navigazione, però insomma non è vietato aiutarsi a salire sulle navigazioni. In questo momento qua sto salendo fino al punto che avevo raggiunto la volta precedente. Questa era la terza o quarta volta che andavamo su. Sto cercando di... E questo qui è il punto.
ci siamo alternati più volte. Estensione del gioco, ovviamente il pubblico che deve andare a cercare le somme del video e cose del genere, poi dai consigli al compagno quello che ci si alterna e così via. Io dico che in sosta la sua fatta sotto perché prende più riscivato il piede nel momento in cui ho messo il diff è riuscito a vincere. Ecco, però in situazioni come queste ce ne sono capitate spessissimo, cioè tutte le sette fatte di Aventino. Capita spesso cose del genere. E quindi, insomma, in un certo senso è una cultura diversa da quella della civetta, su piani completamente diversi, anche dal punto di vista della sicurezza, però anche questa qua a noi crea delle emozioni. Ma come vedete qua, quando posizionati, col trapano
questo caso un tram molto leggero, abbiamo poi posizionato il... Ok, possiamo passare all'altro. Adesso vi faccio vedere l'ultimo video, che ho ancora un po' questo. Questo qui è un'altra via, questo qui invece è su Sastranus, si chiama Ovalis, ed è al momento forse la via più difficile in generale del complesso con cui si dovrebbe aperto. Anche questa via qui non è lunghissima, perché le ciastre accuse sono alla fine 400 metri di altezza, sono 14 tiri, ma è un misto tra l'esperienza del Civetta, diciamo, e quello che può essere una via con quella delle Valdarge. Su questi la via ci è impiegato 8 giorni per aprirla, e siamo tornati su più volte. E presenta, come sono segnati, difficoltà molto elevate, perché ci sono due tiri di 7C, due tiri di 7C più, due di 8A e due di 8A più. E in questi tiri qui praticamente, a parte, cioè, su 14 tiri solo 3 tiri hanno degli speed. Tutti gli altri, i tiri di 7C più, due di 7C, due di 8A più, due di 8A, è fatto solo esclusivamente su condizioni normali, su chiodi. In apertura qui sono volato 39 volte, le sono contate, delle quali sono state 6-7 volte su delle condizioni come speed, tutte le altre su freddo su chiodi. E qui ad esempio, vediamo un po' dei passaggi di un tiro di 75, questo qua è protetto soltanto a chiodi e freddo. Sicuramente, ad esempio, le porte ci sono adesso, le super dinamiche, la possibilità di sfalsarle, cioè, ci ha permesso comunque tutti gli esercizi che ci sono tra friend, chiodi, NAT, di comunque rendere la salita tra di voi abbastanza sicura. Quello dove sono caduto, questa è una lamenta da 4 cm, non è questo il chiodo. Beh, allora dopo quello che abbiamo visto adesso e anche prima, questo racconto di Tornini e di racconti sanguinetti, che illustrano evidentemente quello che era l'arrampicata e l'alpinismo oggi, no? Le nuove tendenze, ciò che si è raggiunto, che è anni luce, veramente anni luce, da quello che c'era anche soltanto 15-20 anni fa. E siamo sulle Alpi, poi c'era anche tutto il resto. Gli interventi appunto che sono stati prima del mio, appunto questi due, Tondini e Sanguinetti, hanno illustrato l'avvenimento di oggi soprattutto. Quelli precedenti, Furlani, Manera e Giorda, sono stati un po' rievocativi, un po', come dire, un po' sul personale a volte, un po' meno sul personale, di quello che è stata l'evoluzione. Io a questo punto credo che sia giusto che io parli ora, perché in realtà ciò che vorrei dire io qui in questo convegno è mettere l'accento su una cosa particolare, su un aspetto particolare, e cioè che cosa si farebbe se non ci fossero i materiali e se non ci fossero le tecniche. Ci sono anche spunti oggi di discussioni, le discussioni in arrampicata e in alpinismo ci sono sempre state, a volte anche molto feroci, molto accese. Basta
ricordare quello che come si litigavano bene, e gente come Tita Piaz, come Paul Preuss, come Hans Dulfer, Niebuhr, cioè gente che discuteva su come l'alpinismo avrebbe dovuto evolversi, come non avrebbe dovuto evolversi, e naturalmente il cuore di tutte queste discussioni erano sempre i materiali, no? Perché si dava per scontato, insomma, che la capacità di arrampicarci fosse. Quello che cambiava era l'uso dei mezzi. E addirittura questo fenomeno oggi è così forte ancora che persino nelle stesse persone abbiamo delle reazioni a queste discussioni. Basta pensare all'amico Heinz Grill, che tutti quanti voi conoscete, che da un po' di anni si è dedicato ad aprire nuovi itinerari nella Valle del Sarca, magari non solo, anzi non solo, e lui all'inizio li apriva in un certo modo, con un suo stile, che lui giustificava, perché ovviamente insomma la radicata è personale, anche il modo di aprire è personale. E poi ci sono state delle polemiche, in alcuni casi anche abbastanza insomma stupide e deleterie, che hanno fatto anche arrabbiare il povero Heinz, insomma, a un certo punto, e direi che da allora le vie che lui apre sono diventate più cattive, dove per cattive intendo, tra virgolette, meno protette di prima, no? Prima era quasi che ti portava lui per mano, adesso devi, insomma, non c'è più, ecco, non c'è più questo invito, addirittura si hanno le freccine blu per dire non si passa di lì ma si passa di là. Forse anche queste erano forse un po' di esagerazioni, però insomma oggi l'arrampicata esige anche, vista anche la quantità di persone che la pratica, una attenzione particolare a coloro che verranno dopo di te, e lui questa attenzione l'ha sempre avuta, appunto ripulendo bene gli itinerari, che altrimenti sarebbero forse in mezzo alle piante o sarebbero comunque una serie di lunghezze difficili e anche friabili. Quindi un'attenzione che sicuramente ai miei tempi non c'era, cioè anzi uno che apriva una via la faceva, ma senza minimamente preoccuparsi di quelli che sarebbero venuti dopo, anzi più era difficile meglio era, più era difficile, perché allora gli sono messo 3 ore a metterlo, e toglilo, caspita, perché così ci mettono 3 ore anche gli altri, cioè questa era un po' la mentalità, insomma chi più chi meno naturalmente, nessuno arrivava a martellare gli appigli, ecco. Però c'era questa mentalità di ecco, ho trovato lungo io, devo trovare lungo anche gli altri. Adesso questo è diverso nella maggioranza dei casi. In taluni casi, come quelli che abbiamo visto ora, evidentemente, dato che stiamo ai limiti attuali dell'arrampicata e della progressione sul misto, è chiaro che questo è fuori discorso. Ma sto dicendo questa cosa proprio perché sto cercando di un po' dividere i campi. E sempre anche dando un occhio a quello che è la vivacità della discussione. Io ho sentito qualche anno fa al Forte di Bard a una serie di interessantissimi interventi che parlavano di materiali, parlavano di tecniche, parlavano anche di etica dell'arrampicata, e ci sono stati degli interventi così, come dire, proprio a voler fare quasi un decalogo, insomma, un decalogo di come si dovrebbe d'ora in poi scalare. Ci sono sempre stati un po' questi tentativi di portare in qualche modo l'alpinismo in una certa direzione, che è quella direzione che stai tenendo tu, no? E questo secondo me è profondamente sbagliato. E tutto passa sempre attraverso i materiali. Ecco perché è così importante fare un convegno come questo. La verità che mi riguarda
sia importante saperli usare, e, perché insomma, è ovvio che anch'io ho usato il materiale, però l'attenzione ai materiali non l'ho data mai come invece tante altre persone. Anzi, al contrario, devo dire che passavo più il tempo a leggere libri di alpinismo, quindi la storia dell'alpinismo, che non il materiale, come dire, i manuali di tecnica e o anche addirittura i cataloghi degli articoli sportivi, insomma. Qual è stata la mia punizione per tutto questo? Che ho dovuto fare anche il rappresentante, perché chiaramente non potevo vendere storia dell'alpinismo, dovevo vendere materiali. E questo è il contrappasso dantesco. Per un po' di anni ho dovuto fare il rappresentante, ma evidentemente non devo essere stato un bravissimo rappresentante, anche se i negozianti mi volevano bene, però quando poi mi chiedevano, ma questo moschettore, io dicevo, ma questo costa 300, questo costa 200, quindi vedi un po' te, cioè, per me era uguale. Alla fine dei conti era veramente uguale, anzi se prendeva quello da 300, io avevo una commissione maggiore, quindi era meglio, ma non è che per questo, no, doveva diventare assolutamente il pezzo che lui doveva avere assolutamente nel suo negozio. No, sto un po' esagerando, però era per farvi capire. Proprio evidentemente la mia punizione. Per la verità ho avuto due o tre alzate di ingegno, perché effettivamente nel 72, ed era luglio, per la prima volta con Miller Rava di Biella abbiamo fatto una via sul Monte Bianco, per la precisione la nord-est della Ghetto Le Show, la via diretta, e lì ci siamo portati, ed era luglio 72, per la prima volta i famosi dadetti da incastrare. In parte erano bulloni, proprio i veri bulloni che così bene ha descritto Giorgio prima, e in parte invece erano proprio dei pezzi di metallo a forma, diciamo, trapezoidali, più larghi sopra, più stretti sotto, che mi aveva regalato Ken Wilson, che era il redattore di Mountain, e me ne aveva regalati due o tre lui. Beh, insomma, questo è stato, cioè io non me ne vanto, perché qua la miseria per la prima volta sul Monte Bianco è stata fatta una via come quella, che era via poi di 800 metri, con l'uso di questi attrezzi, che abbiamo capito immediatamente essere veramente importanti, perché proprio così accorciavano i tempi in maniera incredibile. Poi, per esempio, un altro punto di cui mi vanto, e lo dico però apertamente, è quando nel 75 ebbi l'idea, visto che lavoravo per la ASUL, ebbi l'idea di dire Tanzi, che non c'è niente a che fare con Callisto Tanzi, un altro Tanzi. Tanzi, perché non facciamo le scarpette d'arrampicata? Ma sono le scarpette d'arrampicata, uno che faceva scarpe, cioè, no? Sono le scarpette fatte così, 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 ma se vuoi ti faccio vedere un esempio. Vi ho fatto vedere le EB Super Graton, c'erano le B, c'erano le Peralè e non c'era altro. Lui naturalmente non mi ha creduto, perché non mi ha creduto, però ha avuto la buona idea di chiedere all'amico comune Ivo Inciuina in America cosa ne diresti se facessimo delle scarpette dell'americana. Subito! E così nacque la Canyon, che poi molti di voi sicuramente ricordano, che venne fuori già proprio nel febbraio del 76, uscì nei primi negozi la Canyon, che vabbè io non ho filmato, però insomma sento di essere il padre della Canyon, poi tutta la scarpetta per la rivoluzione, evidentemente c'è gente che ha materiale che sa molto più di me, e tanto più di me, e molto più preparata anche di me, ha fatto quello che ha fatto poi con le scarpette, da Maria anche un po', insomma, oggi abbiamo le scarpette incredibili. E un'altra cosa che ho fatto per il materiale, pur appunto, ripeto, non essendo così portato, anche per i lavori manuali devo confessare purtroppo, è stato di
di tradurre lì lo Salieri su ghiaccio, di cui ho visto prima la copertina di Zanichelli. Fui io, proprio perché ero amico di Cinar, sapevo che era uscito questo libro in lingua in inglese naturalmente, e quindi l'ho proposto per tradurlo, e fu una cosa importante, perché questo libro Salieri su ghiaccio era un libro fatto molto bene, che prendeva anche le cose un po' da lontano, cioè non era soltanto un manuale e basta, era qualcosa di molto di più, come evidentemente Suinar era abituato a fare e a proporre, l'abbiamo visto anche poi con tutta la sua produzione. E poi ha fatto anche un'altra cosa, ho regalato i freni, questo l'avete sentito dire prima. Quindi ci credo nel materiale, ci credo abbastanza. C'è da dire che, ecco, sarebbe importante sempre fare un po' di distinzione tra quello che sono i materiali che sono serviti per o vincere la roccia o vincere la montagna, e i materiali invece che sono serviti per fare in modo che questa nostra salita fosse il più pulito possibile. Sono due cose assolutamente diverse. Cioè, mentre evidentemente non so, che la pressione era nato perché qualcuno magari, come si è visto prima, ne mettesse 400 o 500, insomma su una salita di 500 metri, e quindi praticamente facesse un'opera di costruzione più che un'impresa alpinistica, un'impalcatura, insomma sostanzialmente un'impalcatura, era per vincere la montagna, non era per fare una arrampicata, come dire, tra lo sportivo e l'avventuristico, no? Oggi sì, evidentemente per avere avventura si deve togliere piuttosto che aggiungere, e quando tu togli, allora quello che rimane deve essere veramente un attrezzo studiato molto ma molto bene, ed usato soprattutto molto bene, perché poi l'uso di questi attrezzi, c'è il negozio che te li vende, ma l'uso poi è tutta un'altra cosa. Cioè, allora io preferisco usare bene un attrezzo cattivo che usare male un attrezzo ottimo. Questo è evidente, però vale insegnare, cioè non è una cosa così semplice che viene insegnata nelle scuole, ho visto così normalmente. Invece è una cosa molto importante, il materiale è cieco, si tratta solo di... è importante vedere come lo usi, come sei capace di usarlo. E come sei capace di usarlo, da cosa dipende? Dalla tua esperienza, siamo sempre lì. Questa meglio un attrezzo cattivo usato bene che non un attrezzo buono usato male, fa poi un po' rima con il famoso detto di Georges Levanon, perché avesse letto Al di là della verticale, quando diceva: dopo aver costellato una sosta mettendo 12 chiodi sul Monte Cavallo vicino a Santa Croce, 12 chiodi per fare una sosta, normali naturalmente, dice quantità uguale qualità. È vero, ma è vero un po' fino a un certo punto, ecco, quantità uguale qualità. Noi oggi cerchiamo di togliere quantità e quindi cerchiamo di dare più qualità. Noi nel senso la tendenza, insomma, la tendenza attuale. Ma vi dicevo prima, e poi non vado tanto oltre perché il mio è più che altro un suggerimento, vi dicevo prima di che cosa si farebbe oggi se non ci fosse tutto questo materiale e non ci fosse stata tutta questa evoluzione. Io non lo so francamente che cosa si farebbe, e quindi sono costretto ancora una volta a guardarmi indietro. E a dire, come già insomma, stasera è stato detto, che è molto importante evidentemente ricordarsi sempre che tu sei in un ambiente naturale e che questo ambiente naturale rimane comunque il centro di tutto, di tutta la cosa. Cioè non sei tu con la tua ambizione anche, non sei tu con la tua volontà, il tuo egoismo, accordata con la sua volontà, con il suo egoismo, a voler fare tutte queste cose, quando sei in un ambiente e
questo ambiente te lo vuole impedire. Cioè, voglio dire che tu ti puoi mettere in relazione con l'ambiente in un modo oppure nell'altro. È chiaro che il materiale in questo è imparziale, cioè non è che il materiale parteggia per la montagna, parteggia per te, il materiale è lì, è una cosa che è nostra, una nostra costruzione, è una nostra invenzione, e anche le tecniche, e quindi le dobbiamo usare. Ma ricordarsi che c'è gente, va bene, che proprio all'inizio del secolo scorso, parliamo quindi del Novecento, ha fatto delle salite tali per cui molte dopo e durante sono impallidite, sono di fronte a queste salite, e le hanno fatte completamente senza materiale. Questo è importante da ricordare. Faccio solo due nomi: Paul Preuss e Angelo Di Bona. Quindi stiamo nelle Dolomiti e stiamo qua. Allora, entrambi erano gente che non usavano il materiale, ve lo usavano. Preuss esagerava addirittura perché aveva una corda e questa corda se la metteva in cintura in legata alla vite in maniera tale che si sarebbe sicuramente sciolta se lui fosse volato, così non coinvolgeva il compagno. Questo è vero, è stato scritto dallo stesso Preuss, è vero, forse non l'ha fatto sempre, però l'ha fatto più volte. È integralismo, questo è chiaramente integralismo, integralismo alpinistico, infatti lo chiamavano il cavaliere dell'ideale, però lui non ha mai usato un chiodo a vita sua, ma arrivava a un terrazzino e con la corda faceva venire il suo compagno che evidentemente scalava bene. Ma di grandi, grandi, grandi salite, però se ne ha fatte poche, ha fatto 4, 5 cose stupende, forse il crozzone di Brenta, per carità, ma cose molto brevi, molto, molto contenute, no? Non è una critica, è vedere che cosa effettivamente ha fatto Preuss. E Preuss è rimasto famoso più che altro per questa sua intransigenza morale che non per quello che effettivamente lui ha fatto. Mentre invece uno come Di Bona, il cui nome forse addirittura in certi casi è meno noto che quello di Preuss, ha fatto delle cose pazzesche, a tal punto che io qui dico questa sera che secondo me lui è stato l'alpinista più grande del Novecento. Cioè, così. Lo metto quindi alla pari di gente come Messner, come Bull, come Cassini, cioè Bonatti. Siamo a questi livelli. Di Bona non aveva niente, aveva una corda di canapa e con questa corda di canapa e un grande compagno che si chiamava Rizzi, Luigi Rizzi, guida che sicuramente, di Campitello, che sicuramente andava almeno come lui, perché se no non sarebbe stato possibile, portavano due clienti, che erano due fratelli, Max e Guido Maier, e hanno fatto con questi due clienti, nel giro di 3 o 4 anni, una serie di salite impressionante, ma prime escursioni, almeno 40-45, per poi Di Bona ne ha fatte anche di più, però le più importanti le ha fatte sicuramente con questi, a parte qualcuna, ed era una tornata che io vorrei avere un film, io vorrei vedere come faceva, perché io ho ripetuto quello che viene di Bona, sicuramente anche altri di voi, ma come si fa in tutta la vita di Bona ad aver fatto le vie che ha fatto, la cima 1, la Croce dell'Altissimo, la Ladiera, il Grosso del Sangue, tutte le altre che ha fatto, come si fa a non aver mai messo se non una decina di chiodi, cioè il numero di chiodi rappresentato è questo, in tutta la sua vita. Dici, vabbè, questo rischiava come un pazzo, ma com'è possibile che abbia fatto 45 vie nuove con dei clienti che sì, saranno stati bravetti, per carità, però insomma erano dei clienti, era gente che doveva tirare su, aiutarla quantomeno, e non parliamo delle traversate, con la roccia friabile, con tutto il resto. Come faceva? Io vorrei vedere, e questa domanda me la facevo esattamente, non ricordo, sulla Torre Orientale del Latte, ma c'è una via di Bona, combinazione questa non fatta con Max Guido Maier, ma fatta con altri due inglesi,
altri coattori, però insomma, l'andazzo era quello, fessure di quinto più continuo, arrivare insomma, alle soste non c'è niente, naturalmente aveva pochissime ripetizioni, una, la nostra era la seconda, la ripetizione è nelle nicchie, vedete, sta gente si metteva nelle nicchie e in qualche modo, non so, faceva dannato umano, si slavagava in qualche modo e cominciava a tirare come un pazzo. E poi i tempi, perché noi, vabbè, ci siamo fatti le nostre soste, avevamo i nostri friend, l'abbiamo fatta tranquilli, però insomma, siamo sempre usciti alle 6 di sera, cioè non è che siamo usciti alle 2 del pomeriggio, ma alle 6 di sera da questa via, e loro anche. Cioè, queste saranno uscite alle 7, avranno per forza attaccato un'ora prima. Quindi, io, francamente, non solo a questo punto devo dire la mia ammirazione per Angela Ricola, ma anche metto in valore i materiali, dico, ma io sono tutti i miei materiali. Probabilmente io sono stato fatto più sicuro a salire a Monte Bianco, a farne anche nel massiccio delle Carene. Cioè, non stiamo parlando di uno che faceva paracarri, come diceva una volta. Cioè, stavamo parlando di uno che era tutto tondo, cioè era il precassino. Ecco, la domanda esige una risposta. Come faceva questo qua? Poi chiudo. Per me la risposta è molto semplice. Al contrario di Provis, che era comunque una persona acculturata, una persona che evidentemente aveva questo suo obiettivo, se l'era creato, se l'era, ci aveva ragionato, le aveva detto: questo è il modo di andare, no? Questo è il mio modo di andare, e sarebbe bello che tutti facessero così. Di buono non si è posto minimamente di questi problemi, era una persona semplice, avrà fatto la quinta elementare se va bene, no? Ha fatto la sua guerra, per di più poveretto dalla parte anche sbagliata, tant'è che poi i fascisti non gli hanno dato minimamente, cioè la parte sbagliata, è stato costretto ovviamente, no? A combattere dalla parte dell'impero austro-ungarico, e questo qua, cioè, questo qui era una persona molto, ma molto semplice, che sapeva evidentemente però convivere con l'ambiente e con la natura selvaggia che lui andava ad esplorare nel modo più scolastico, direi quasi la parola esplorare, e lo faceva in maniera meravigliosa. E io quindi mi rispondo dicendo: questo aveva la capacità innata di essere in relazione con l'ambiente selvaggio, con l'ambiente verticale, e lo ha dimostrato in maniera fantastica. Per cui il mio invito, dottor Stosproprio, è quello di dire: siamo in un convegno che parla del materiale, ne abbiamo parlato per un giorno intero, ed è giusto farlo. Materiale lo abbiamo tutti, ci serve per la vita, per la nostra sicurezza, ma non dimentichiamo mai che la prima cosa che fa sicurezza non è il materiale, ma è l'equilibrio interiore di una persona, che venga da un genio come quello di Ricola, oppure da una persona semplicemente che è equilibrata nella vita. Grazie. Che ringrazio il nome mio, il nome del centro.